di questa parte della società non c'è spazio per le libertà, non c'è spazio per i diritti, non c'è spazio per la democrazia. In piazza oggi tante facce diverse che vengono da tanti paesi diversi. L'osservatorio dell'INPS ci ha documentato che nei primi mesi dell'anno c'è stata un'esplosione dell'utilizzo dei voucher, più 35%. Il voucher è l'estrema precarietà. Il lavoratore che lavora a voucher non ha diritti di nessun genere, non ha un contratto di lavoro né individuale né collettivo, non c'è un salario definito, non c'è niente, non c'è malattia, non c'è nulla, c'è solo sfruttamento. Ci hanno spogliato dei nostri diritti, dopo che i nostri nonni hanno lottato, sono morti per acquistare questi diritti, ora ce li tolgono con niente, non è giusto. 27 giorni senza lavorare, senza prendere un euro, senza ricevere uno stipendio. È brutta questa scritta sopra la foto di un eroe. È brutta, ma è la realtà. Ci siamo trovati dopo 20 anni di sacrificio prestati per il corpo, ci troviamo fuori per strada, senza alcun posto di lavoro, promesse non mantenute da nessun governo. Oggi qui rivendichiamo il nostro stato di precarietà. Se l'accusa è che no a tutti i costi, è un'accusa che riceviamo molto volentieri e facciamo nostra. Il dato di essere riusciti ieri a fare uno sciopero generale con quei numeri e oggi a mettere in piedi una manifestazione per difendere la Costituzione e la democrazia in questo Paese mi sembra un risultato enorme, sottolineato dal veramente ridicolo silenzio dei mezzi di informazione. A te è il vivo, e la lotta siamo noi! A te è il vivo, e la lotta siamo noi! A te è il vivo, e la lotta siamo noi! Abdel è vivo e lotta siamo noi! Giustizia! 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 Siamo tutti a Abdel Salam! Piazza Abdel Salam rappresenta bene la volontà da parte nostra di dare a questa piazza il nome di un lavoratore che è un esempio e deve essere, dovrebbe essere un esempio per tutti coloro che lottano per la dignità e i diritti, perché Abdel Salam è stato ucciso mentre lottava per i diritti dei lavoratori precari, non per i suoi, e quindi per noi un esempio. Abbiamo voluto dare a questa piazza il suo nome in un momento di lotta in cui come organizzazione insieme a tante altre realtà abbiamo messo in campo questa 2 giorni molto importante che riempie davvero un vuoto di iniziativa spaventoso, e quindi benvengano queste 2 giornate, non ci fermiamo, speriamo che la manifestazione di oggi sia grande e che Renzi se ne vada a casa, anzi ne siamo certi. Sergio, chi era Abdel Salam e cosa significa oggi? Abdel Salam significa servitore della pace, era un insegnante egiziano emigrato in Italia, operaio della logistica, la GLS, che è morto a un picchetto travolto da un camion mentre lottava per i diritti di altri lavoratori immigrati come lui senza diritti.